Quindi io Dynamite ce l'ho, ma non l'ho riscattato ancora. Quindi, cosa succede se io vado a riscattarlo dal pass e non dal cammino dei trofei? Ma, regà, oggi è lunedì 23 e questo vuol dire che sta uscendo il nuovo pass tra 2 minuti. Bella raga, bellissima, ben ritrovati in questo nuovo video di ancora non so bene cosa. Fatto sta che sta per uscire il nuovo pass, la prima skin è Dynamite. Quindi potrei shoppare il pass sul mio secondo account e vedere cosa succede se shoppi il pass senza avere Dynamite. Che poi il secondo account sarebbe questo, che poi ancora io in realtà Dynamite ce lo potrei anche avere, perché si sblocca 2000 coppe, però è ancora lì. Ad ogni modo, vado adesso sul mio account principale, non so neanche se ho le gemme necessarie, infatti non le ho, devo shopparle molto bene. Comunque mancano solamente 5 secondi, 3, 2, 1 e non ho l'acqua per sbocciare quest'oggi. Quindi esco, ritorno ed ecco qua, nuova stagione e basta, è già finito così. Non c'è un'animazione, non c'è niente, come se nulla fosse proprio. Comunque, come stavo dicendo prima, la prima skin è Dynamite Facchino, poi dobbiamo le solite casse. Pacchetto reazioni alla soglia 10, come nello scorso passo, anche qua casse, casse enormi, mega casse e cose. Lui alla soglia 30, che tra l'altro neanche posso provare a trovare nelle box, perché la Supercell ha deciso che bisogna arrivare prima alla soglia 30. E a noi non sta bene così, perché c'erano i box opening, ma no, i box opening non si possono fare. Abbiamo tutti i vari pin, molto carini. Abbiamo la mia preferita. Sì, c'è quella che fa beh! È chiaramente lei, ragazzi. Andiamo avanti, c'è quella arrabbiata, quella con la corona, queste sono quelle importanti. Abbiamo Re Lu e alla fine la cassa enorme. Anche in questo caso alla soglia 70 abbiamo il pacchetto reazioni e ok. Missioni chiaramente si riparte da capo. Offerte di gemme perché non ce ne sono, quindi andiamo a shoppare 10 euro. Azione completata, grazie mille Brawl Stars per avermelo ricordato. Quindi vado nel pass, lo attivo con 169 gemme, 169 gemme. Ed eccolo qua, Brawl Pass sbloccato. Oh mio Dio! Comunque sì, direi che tra poco andiamo sull'altro account, shoppiamo il pass anche là e vediamo cosa succede con Dynamite. Ad ogni modo io qua andrei subito a riscattare la skin di Dynamite che... Beh, non è male, non è male. Molto carina, secondo me si può dire. E in realtà l'andrei anche a provare, perché no? Avevo già Chef Dynamite, che era anche quella molto carina. Annaggia, ste skin. Quando poi dopo ne hai più di una, quale metti? Non sai mai quale mettere. Perché sto giocando in una Raffa Gemme, non volevo giocare in una Raffa Gemme. Va bene, non c'è problema, andiamo su Raffa Gemme. Allora, quindi questa è la skin in tutto il suo splendore e... Oddio, aspetta, qua devo un attimo capire bene come muovermi con queste valigie. Caruccia, non c'è assolutamente nulla da dire. Anche se io preferivo, ad esempio, Chef Dynamite. Ad ogni modo, raga, voi il pass lo shopperete. Fatemelo sapere con un bel commentino, che comunque sono curioso. Purtroppo non posso neanche dirvi di usare il codice creatore Raxor, perché non esiste. Codice creatore Raxor, non su Brawl Stars, ma su Rocket League, Fortnite. Insomma, giochi che non faccio il codice creatore, qua no. Grazie, Supercell, molto gentile. A noi sta bene così, non c'è assolutamente problema. Allora, vediamo se riusciamo a vincere sto... se Thomas magari volesse contribuire con la sua morte, forse, forse no. Ma prendo questo, zitto, zitto, torna... c'è Thomas là sopra che è molto succulento, ragazzi, però... Devo trovare il modo per riuscire... Wow, 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 oh, bello sto bombone! Sì, bello, ma... No, dai, 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 dai. Calmo, 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 calmo. L'importante è che non prendano loro le gemme. Posso e dico posso in un qualche modo contribuire anch'io con la morte di Thomas, magari? Dai, sto veleno maledetto. Forza coraggio, forza coraggio. Vabbè, qua non può far nulla lui. Bello raga, molto bene, sì 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 sì, direi che ci siamo. 15 a 0, tranquilli e spensierati come se nulla fosse. Direi che ce la siamo portati a casa. A meno che non succede qualcosa tipo adesso, mai. Ma è... Cioè, come stavano dicendo, qualcosa tipo adesso, effettivamente. Ma non c'è... Dai ragazzi, no, 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 vabbè, no, no, no. No, ma va... No, 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 ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma dai, non è possibile. Ma io veramente, ma... Dai, raga. Dai, raga, ma che di... No. Mi me la son gufata proprio qua al 100%, ma poi un secondo dalla fine, veramente... Scam allucinante. Allora, eccoci qua, qua. 536 gemme, voglia se ne ho. Cosa nello shop di interessante? Cassa gratuita, attenzione che magari qua potremmo trovare robe. No, non trovo niente. Quindi qua il fatto qual è? Sicuramente vado a prendere questi, ok. Vado ad attivare il pass. Quindi attiva Brawl Pass normale, senza bundle né niente. Ok, quindi la skin di Dynamite la possiamo riscattare. Quindi io Dynamite, come vi ho fatto vedere prima, ce l'ho ma non l'ho riscattato ancora. Quindi cosa succede se io vado a riscattarlo dal pass e non dal cammino dei trofei? Se è rimasto tutto uguale dovrebbe darmi sia il brawler che la skin. Però ho anche Dynamite dall'altra parte, quindi non lo so. Vado, 3,
1, sesso. Ok, di fatto Dynamite me l'ha dato. Però, madonna, che io ho paurissima che non ci sia più nel cammino dei trofei. Ma in teoria dovrebbe starci, perché comunque, come se ne potrebbe mai dire, infatti c'è Dynamite qui è ancora rimasto. Quindi in un prossimo video cosa succede se vado a prendere Dynamite dal cammino dei trofei per la seconda volta. Quindi, ecco qua Dynamite in tutto il suo splendore e con le sue valigette. Andiamo a fare una partita anche qua, giusto per dire, io l'ho fatto, io c'ero, io ci sono. Andiamo nelle solo, totalmente random. Vabbè, qua ragazzi abbiamo zero coppe, dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Oh mio Dio, proprio noi, quelli veri, non dei fake. Allora, intanto prendiamo sta cassettina. Guardate, se io riuscissi a prendere anche questa, non vi nasconderei che sarebbe tanta roba. Infatti ce l'abbiamo, molto bene. Approfittiamone e andiamo ancora con le casse. Qua nel centro è bello succulento di casse. Però attenzione che sta arrivando un po' di gente. Bella Tomar! Raga, in un prossimo video mi sa che cambierò il nome su questo account in Tomar753 e vediamo in un box opening cosa succede di interessante. Vediamo se questo nome porta fortuna oppure no. Qua, cara amica mia, vabbè, becca di stabottazza, va a esplodere malamente e ci si becca la prossima. Anche qua, caro amico mio, è il primo. Secondo me qualche bella bottarellina te la potresti prendere senza troppe pretese. Tipo ora vai qua. Bravo, esattamente, vai lì. Ora vai il... amico mio. Oh, ma... ehi, ti posso ittare? Niente, no, non posso. Posso? Non posso? Posso. Ok, posso, grazie. Raga, non so perché, ma ho come il presentimento che ci andrò a morire da questo bot. Credo sia un bot, non una persona vera. Bello. Due piccioni con una fava. Beh, comunque, vado quanti power up. Wow, ciccio, calma, calma, aspetta. L'ho detto, easy, veramente molto easy, nulla da dire. 10 coppettine, andiamo già al grado 2. E che fai, le butti? Assolutamente no. Vabbè, raga, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto. Abbiamo visto il pass, abbiamo visto cosa succede con Dynamite non sbloccato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, un bel like con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima. Dove sono gli occhiali? Perso gli occhiali, oh. Raga? Aspettate un attimo che ho perso gli occhiali, non so dove. Ho perso gli occhiali, raga? Ho perso gli occhiali. Dove sono? Li ho persi. Ma che scam. Ma dove sono? Ma non ce li ho addosso, vero? No. Ma ce li ho addosso! Ma sono stupido! Ma ce li avevo addosso! Raga?